Conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale. Questo è il focus del libro 10 febbraio dalle foibe all'esodo del senatore Roberto Menia, presentato al Palazzo Gil a Campobasso. Riportare alla memoria e alla coscienza nazionale soprattutto pagine strappate di una storia per convenienze politiche tanto interne quanto internazionale, per appunto era coperta da un velo di silenzio, eppure è un grande dramma, una grande tragedia tutto italiano, il più grande esodo della nostra storia e soprattutto i tanti, troppi, le migliaia di uomini e donne finiti nelle viscere della terra senza croce, in cui famiglie e famiglie non hanno mai saputo dove andare a portare un fiore. Ecco, tutto questo, anche se con colpevole ritardo, oggi è ridonato alla memoria degli italiani ed è la cosa più bella. E sicuramente questa giornata, voglio dire, ha ottenuto il suo risultato. Oggi se ne parla nelle scuole, oggi si celebra nelle amministrazioni, ci sono vie che vengono intitolate, ci sono ancora sacche di negazionismo in realtà o di giustificazionismo. Quindi il risultato è ottenuto. D'altra parte sappiamo che tutto questo è venuto con tanto, tanto ritardo. Oggi in realtà siamo a 80 anni dall'inizio della strage delle foibe e inevitabilmente il tempo cancella. Il libro è stato presentato nel corso del convegno I massacri delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata, l'introduzione ai lavori di Gianni Meffe, coordinatore per il Molise dell'Unione degli Istriani. Presenti esponenti politici ed il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Scimino. Insieme al direttivo dell'ODG Molise, con il vicepresidente Santimone, abbiamo sempre pensato di dar vita a dei corsi formativi di natura culturale. Negli ultimi 3 anni ne abbiamo organizzati diversi, non solo sull'appuntamento del 10 febbraio, sulla festa, sulla ricorrenza delle foibe, ma anche su avvenimenti come il bombardamento a Isernia, l'eccidio di Fornelli. Siamo stati l'unico corso, ad esempio, ad organizzare dei seminari sulle marocchinate, su questo fenomeno che ha toccato anche il Molise. Quindi l'Ordine sta accanto, stimola i giornalisti all'approfondimento di tematiche di natura culturale di livello nazionale affinché possiamo avere un'informazione più corretta, più decorosa e più di attualità. Queste sono tematiche che per coloro che oggi hanno 40, 50 anni, magari nei libri di storia sono state affrontate poco, però ora la tecnologia aiuta le nuove generazioni. Quindi per questo l'Ordine non può che favorire approfondimenti di natura culturale sulla storia d'Italia.